conosce sa che se non c'è silenzio assoluto io non inizio. Allora, io non sono la bigliettaria, perché questa sera la ragazza che si occupa dei biglietti e non ha avuto un problema a venire. Io sono Gabriella Castiglione, mi presento e sono il responsabile direttore artistico di tutto questo festival, che chi ha il programma può vedere. È un festival artistico che è partito quest'anno il 25 di luglio e terminerà il 12 di settembre. Allora, prima di presentare questo bellissimo spettacolo, dico due parole. L'associazione Musicarte è un'associazione abruzzese, però ha avuto 8 riconoscimenti da parte della Presidenza della Repubblica. Abbiamo 27 medaglie da parte del Presidente Napolitano, una targa d'argento anche, per il merito dell'impegno artistico di tutti questi anni. Sono 21 anni che organizzo queste manifestazioni prevalentemente con artisti abruzzesi. I primi anni questo festival è stato incentrato, io essendo musicista, solo sulla musica, quindi siamo partiti con qualche concerto di musica da camera, poi piano piano la lirica, poi il teatro, poi le mostre, e in questi ultimi anni ho inserito, anche se come logistica e come situazione di struttura non è molto indicata, però questa struttura, così come tante altre strutture, però la maestria e la professionalità dei maestri invitati comunque fa sì che la riuscita dello spettacolo c'è. Appunto, ho detto, ho voluto inserire anche la danza, perché io non sono una ballerina, però sono molto legata alla danza e questa sera ancora più legata, perché ero una ragazzina, ero poco meno di un adolescente, neanche poco più di un adolescente, quando io suonavo il pianoforte nella scuola di danza, Centro Studi Danza di Rossana Carducci. E tutto questo mi ha dato tantissimo, cioè Rossana non è che mi ha insegnato a suonare per la danza. Rossana, non solo come professoressa di danza, è la numero uno, ed è vero, ma anche dal punto di vista umano, dal punto di vista artistico, pur essendo una persona molto severa, e appunto perché è una persona molto severa, è una persona seria, è una persona su cui ci si può contare, è una persona che se dice una cosa la mantiene. Quindi io sono contenta che voi ragazze studiate con Rossana Carducci, perché sicuramente diventerete, già lo siete, delle bravissime professioniste della danza, perché di dilettanti ne abbiamo troppi, anche in televisione, ma ne abbiamo troppi. Invece voi sicuramente diventerete delle professioniste, perché siete privati da una serie di professioniste. Allora, presento lo spettacolo di questa sera, appunto, del Centro Studi Danza Classica. La prima parte è una serata articolata in due parti, poi ci sarà un intervallo dove io vi inviterò nei prossimi spettacoli di questa rassegna. La prima parte chiudes, musica di Zerni, famoso Zerni Rossana, che studiavamo solo in quinto anno, di Zerni e di Risaiger. Coreografia Rossana Carducci Vantaggio, che durante l'intervallo la chiamerò qui per salutarla. Prego, un applauso. Un applauso a tutte le ballerine. Un momento, vi chiedo cortesemente di spegnere il cellulare, anche con la vibrazione, perché può risultare fastidioso perché abbiamo delle difese. Ringrazio Giancarlo Ranieri per le riprese di YouTube. Noi abbiamo il canale Musicarte, dove se volete vedere lo spettacolo, tutti gli spettacoli del festival, basta mettere il
giorno e l'anno, naturalmente, in modo che potete rivedere lo spettacolo. Naturalmente qui siamo, non so, 200 persone, su YouTube lo sanno, saremo migliaia, migliaia, migliaia. Ok, buona serata, buona visione e a più tardi. Grazie. Thank you.
perché abbiamo visto, io veramente ho anche ascoltato gli studi di CERN, Francesco, erano degli studi che abbiamo portato noi pianisti all'esame di quinto e di ottavo, naturalmente con l'arrangiamento orchestrato stasera. Io non avevo mai ascoltati con l'arrangiamento orchestrale. Allora, abbiamo visto la prima parte dello spettacolo appunto di danza del Centro Studi Danza Classica di Pescara, diretta da Rossana Raducci Vantaggio. Allora, prima di presentare la seconda parte, io volevo far entrare Rossana. Dove sei? È andata? Allora, qua c'è il figlio che è ballerino, tra l'altro, famosissimo per questo vantaggio. Sta aiutando le ragazze. Allora, vantaggio è un cognome, è un cognome importante. Allora, il papà di questo bellissimo artista era... perché gli artisti non muoiono mai, perché ci sono ancora i balletti, ma gli artisti non devono morire. Gli artisti non devono morire. Sono cosa che vuol dire tutto l'Italia, ma gli artisti no, almeno quelli. È stato un grande coreografo, e purtroppo la vita terrena non è durata moltissimo. Io ricordo papà tuo, era una persona di spessore come mamma tua, non solo un bravissimo maestro di danza, coreografo, ha lavorato anche in Rai, ma anche mi ricordo quando io suonavo il pianoforte, lui veniva vicino, passava un cenno, mi voleva dire se era troppo veloce, se era troppo lento. Sicuramente somigli moltissimo, tuo fratello ancora di più, ma anche tu somigli tantissimo, quindi la tua strada è così bella, è così piena di soddisfazioni, anche perché hai avuto, lasciatelo dire, un papà così, così bravo, così, è innegabile, così bravo, e sicuramente tu sarai e diventerai importante ancora di più. Quindi Francesco Vantaggio, io ti ringrazio tanto, io mi ricordo di te, di Luisa, sì, diciamo qualche decina d'anni fa, e avevo capito che avevi comunque la stoppa per diventare un grande ballerino. Tu balli in tutto il mondo. Non hai proprio voglia di muoverti altrove, quindi diciamo c'è una scelta di carriera, alcuni girano per il mondo perché comunque danno molte soddisfazioni, altre trovano le soddisfazioni e la ricchezza che un grande teatro può dare. Quindi... e che diciamo che è la madre spirituale della danza, no? Quindi non è a caso per chi non è addetto ai lavori, perché abbiamo anche molto pubblico che viene ai concerti, magari meno la danza, il linguaggio della danza classica è un linguaggio francese. Io sempre mi ricordi quando lo sera mi dicevo mi fai fammi un biglietto, fammi un cappuccino, non vuole questa. Poi ho capito, ho imparato che significa l'adagio, il piano più veloce, il 2/4, il 3/4, eccetera, eccetera. Dicevo, è molto interessante perché questo balletto sia, diciamo, tutto il defilé di primi passi di danza, dal primo all'ultimo, quindi ci sono i biglietti, poi c'è un adagio, poi ci sono dei piccoli salti, poi ci sono grandi salti, e si finisce con questo finale apoteosi che ovviamente ripercorre tutto l'iter di una storia della danza, diciamo. È un balletto molto molto interessante ed è il balletto considerato il balletto più difficile del repertorio classico, una versione ufficiale che non si discosta molto, devo dire, a livello di complicatezza e tutto il resto, quindi l'ha messo sotto come se lo vuole. Ma infatti lo so, te lo dico con
i vari passi dal plié all'apoteosi che dici tu, queste ballerine con questi tutù neri, voglio un po', le ho paragonate un po' ai tasti neri e ai tasti bianchi del pianoforte. Ecco, bianchi e neri, perché tutti questi studi di Zerbi in effetti rappresentano l'iter tecnico del pianista, capito, dalla terzina alla quartina, quindi non è stato fatto a caso, quindi in mezz'ora Rossana praticamente ha raccontato una lezione di danza e una lezione di pianoforte, quindi soltanto Rossana Raducci veramente poteva fare una... è stato allievo di Rossana Raducci, quindi i più bravi ballerini che danzano un po' in giro per i teatri importanti vengono tutti quanti dalla scuola di Rossana Raducci. Questo è, come ho detto prima, appunto simbolo della serietà e della maestria di questa maestra che ha una storia alle spalle ormai da decennale e decennale. Allora, io prima di presentare la seconda parte, intanto per i ragazzi che si stanno cambiando, vi invito, per chi magari è appassionato di danza, però magari si vuole casualmente avvicinarsi anche al mondo della parente, quindi della musica strumentale, oppure della musica corale, domani sera c'è l'ensemble vocale Magellanzi, siamo venuti a invitare questa corale, è una corale che canta a cappella, ossia senza strumentazione, quindi è ancora molto particolare, un costume medievale e un costume rinascimentale diretto dal maestro Colombaro, che è un grande arrangiatore, ed è un concerto veramente unico, perché questa è la musica rinascimentale, è poco eseguita durante le stagioni concertistiche, soprattutto con le stile che abbiamo, l'intrattenimento che cerca di acqua ai capelli, sicuramente musica da ascolto e tutt'altro. Invece c'è la pausa il 6, il 7 c'è l'orchestra diretta da Valentino Iezzi, l'orchestra sinfonica, abbiamo ascoltato già un'orchestra qualche giorno fa, diretta sempre da Valentino Iezzi, invece qua c'è l'orchestra sinfonica dove sono presenti anche gli archi. E poi a mano a mano ci saranno tanti altri appuntamenti fino appunto al 12 settembre. Durante la seconda parte di questa serata qui con il Centro Studi Danza vedremo la quinta musica di Leon Minkus, la coreografia di Mari Sovetiva, riprodotta da Rossana Raducci Vantaggio. Riprodotta vuol dire che è stata riarrangiata un po' come i vari arrangiatori, il capo del mio parlo da musicista, è stata riprodotta da Rossana Raducci. I costumi di queste bellissime ballerine sono i ballerini di Attilio Carota, e poi presenterò anche i ballerini che sono ospiti, Erika Raia, Simone Pergola, Lucrezia Serafini e Monica Verini. Io spero che vi sono piaciute queste serate, per chi c'è qualcuno nel pubblico che è venuto sempre, ormai anche da tanti anni, a questo festival, e vi chiedo ancora il cellulare spento perché c'è Giancarlo Ranieri che sta riprendendo tutto. Giancarlo, tra l'altro, c'è qualche scena che è andata già in onda, in diretta, anche qualche foto del pubblico preso qui e lì, che state già in onda su internet con tutti quanti, e vi auguro ancora una buona visione e anche un buon ascolto, perché anche
sono bellissime, così come sono bravissimi i ballerini che stiamo vedendo.